L'equitazione isolana ha un nuovo campione regionale, Gian Leonardo Murruzzu, che in sella a Thaisa Sarda è salito sul gradino più alto del podio dei campionati sardi di salto ostacoli, andati in scena nel weekend dal 2 al 4 giugno all'Hippo Park di Golf Aranci. Dopo 3 anni di dominio indiscusso del sassarese Giovanni Carboni, il cavaliere oristarese ha riconquistato lo scettro dopo 8 anni da quello che era stato il suo settimo titolo. Ho vinto diversi campionati con cavalli diversi, con Thaisa che è la mia cavalla di punta da parecchi anni, ha vinto un po' dappertutto in tutta Italia. Non ero mai riuscito a fargli vincere questa gara, sono veramente felice. È stata una gara difficile con degli avversari degni di nota perché erano tutti molto forti e agguerriti. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Fise Sardegna nell'impianto di Pieramonti e Angelo Pala, ha ospitato 3 giorni di gare con un montepremi complessivo di quasi 22.000 euro. E il buongiorno per il binomio Gian Leonardo Murruzzu, Thaisa Sarda, si è visto dal mattino, venerdì, quando con un percorso netto si è aggiudicato la prova a tempo su ostacoli da 135 centimetri. Il giorno seguente, invece, sul 1,40 m, si è imposta Rarità, montata da Luigi Angius. Nella terza prova, a due manche su ostacoli di 140 centimetri, Murruzzu e la sua bajasella italiana hanno realizzato un doppio percorso netto, piazzandosi davanti a Luigi Angius, che ha commesso un errore nella prima manche. Argento per lui, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Onnis su Tiberio. Da segnalare la prova del promettente cavaliere 19enne Antonio Meloni su Vadir, al quarto posto della classifica. Il campione uscente, Giovanni Carboni, si è dovuto accontentare del quinto posto in sella a ITSG, olandese a sangue caldo dal carattere non semplicissimo.